Al largo delle coste giapponesi, a sud di Tokyo, nell'Oceano Pacifico, c'è un grande tratto di acqua dove navi e persone spariscono nel nulla. È noto come il Mare del Diavolo. Il governo nipponico definisce quel triangolo oceanico come non sicuro per navigazione e pesca, ma quante sparizioni ci sono state realmente? Esiste davvero un altro triangolo delle Bermuda, il triangolo del drago? È quello che scopriremo oggi insieme a Strane Storie. Ogni oceano esige il suo bottino di uomini e di navi, ma nessuno li divora con l'appetito insaziabile del Pacifico. Fu nel Pacifico che avvenne l'ammutinamento del Bounty e i ribelli lo bruciarono dopo l'arrivo all'isola di Pitcairn. L'Essex, l'unica nave di cui si sa che fu affondata da una balena, episodio che ispirò Moby Dick di Melville, giace sul fondo del Pacifico. E così pure l'Ahimaru, che venne fatta a pezzi quando sotto il suo scafo eruttò un vulcano sottomarino. Lo scrive Clive Cussler, un prolifico autore statunitense di romanzi, creatore di Dirk Pitt, il personaggio avventuroso delle sue avventure, e della NUMA, la National Underwater and Marine Agency. Il primo appunto è un personaggio di fantasia, la seconda è una reale fondazione no profit specializzata nella localizzazione, identificazione e recupero di relitti marini di rilevanza storica. In Vortice, un romanzo del 1983, Cussler cita il Pacifico con queste parole che abbiamo appena sentito, e dobbiamo tenere bene a mente proprio le parole, perché acquisteranno un senso molto meno letterario di quel che si può immaginare. E in effetti, nell'oceano, che a discapito del suo nome, no, Pacifico, è piuttosto turbolento, almeno sembra essere, esiste un tratto d'acqua molto particolare che, a causa della forma in cui è delimitato e di ciò che apparentemente vi succede all'interno, viene accomunato al ben più famoso triangolo delle Bermuda, a cui, lo sapete benissimo, abbiamo già dedicato un altro episodio, a cui vi rimando se volete saperne di più. Ecco, questo invece è noto come il Mare del Diavolo o il Triangolo del Drago. Si tratta di una zona a sud del Giappone, compresa tra l'isola di Honshu, Luzon, le Filippine, e l'isola di Guam. Un enorme specchio azzurro estremamente pericoloso dove le navi scompaiono nel nulla insieme a tutto ciò che trasportano. Ma è possibile che si tratti di acque sovrannaturali, paranormali? E cosa è successo a tutte quelle imbarcazioni scomparse? Ben trovati, naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il bentornato a questa nuova stagione di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13:30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Ormai, lo sapete, è in tutte le librerie La meraviglia del tutto, il nuovo libro di Piero Angela, l'ultimo libro di Piero Angela, che ho avuto l'onore e il piacere di scrivere insieme a lui. Nelle scorse settimane, vi ricorderete, ho iniziato a presentarlo in televisione e nelle librerie, e dopo Milano e dopo Firenze, il 29 febbraio alle 18 sarò alle librerie Coop Ambasciatori di Bologna e il giorno dopo, il 1 marzo, ci vedremo alle librerie Coop all'Arco di Reggio Emilia, sempre alle 18. Poi verrò anche a Roma, Perugia, Ragusa, Torino e in tante altre città, ne parleremo sul mio avviso ai naviganti, cioè la mia newsletter. Trovate tutte le informazioni e tutte le date, ma se ancora non ricevete l'avviso ai naviganti, che è una newsletter gratuita, la mando tutte le mattine di domenica, la domenica la trovate nella vostra cassetta delle lettere, virtuali ovviamente, digitali, e potete scoprire tante anticipazioni, tante cose, ma in più c'è anche questo elenco di date degli incontri pubblici che io tengo abitualmente. Sotto nella descrizione di questo video trovate il link se volete iscrivervi. E sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon, trovate anche i dietro le quinte, le anticipazioni che riguardano questo, ma tutti i progetti di cui mi occupo. Se vi piace Strane Storie, se vi piace il podcast Ai Confini, tutto quello che io condivido
qui e sugli altri social gratuitamente per tutti, beh, vi invito a venire su Patreon. Facendolo ci aiuterete a realizzare questi e altri progetti. Naturalmente avrete subito accesso a centinaia di contenuti esclusivi che trovate proprio sull'isola. Ma ne parliamo dopo. Ora torniamo in un tratto di mare dove navi e persone sembrano sparire con troppa facilità. La massima espressione di un ecosistema primordiale, un dio a tutti gli effetti. Ecco, è con queste parole che viene definito il re dei mostri, Godzilla, nell'omonimo film del 2014. Una creatura capace di affondare navi e distruggere qualunque cosa. Ma se questo gigantesco anfibio nasce dall'ispirazione di Tomoyuki Tanaka, a capo della casa di produzione Toho nel 1954, è altrettanto vero che i racconti di enormi rettili marini si trovano nel folklore giapponese ben prima degli anni 50. Il dio del mare della religione shintoista, Ryujin, ha l'aspetto di un drago capace di scatenare tempeste e di assumere forma umana. Vive nell'oceano e nei laghi formatisi dai crateri vulcanici e secondo alcuni è considerato il responsabile dell'affondamento della flotta mongola di Kublai Khan quando costui tentò di invadere il Giappone. Le invasioni mongole nel 1274 e nel 1281 d.C. portarono il Khan a inviare due enormi flotte dalla Corea e dalla Cina, racconta il ricercatore storico Mart Cartwright su World History Encyclopedia. In entrambi i casi i giapponesi, soprattutto i guerrieri samurai, difesero vigorosamente le loro coste, ma sarebbero stati i tifoni e i cosiddetti kamikaze o venti divini ad affondare e annegare innumerevoli navi e uomini, salvando così il Giappone dalla conquista straniera. L'intero episodio che mescolava l'intervento divino con l'eroismo marziale avrebbe guadagnato e mantenuto per sempre lo status mitico nella cultura giapponese. Insomma, il grande drago scatena la sciagura sulla flotta del Gran Khan, proteggendo il Giappone, che infatti ha sul suo territorio diversi templi che presentano nel nome la parola drago. Per esempio il bellissimo Ryoan-ji, tempio del drago della pace, con il suo famosissimo giardino Zen a Kyoto. Oppure il Tenryu-ji, il tempio del drago celeste ad Arashiyama. Il triangolo del drago o mare del diavolo, in giapponese Mano-umi, sembrerebbe l'habitat di un mostro. D'altronde, come sempre, gli abissi marini celano alla nostra vista e alla nostra conoscenza ancora moltissime peculiarità, stranezze e certamente creature. Si racconta che nelle acque che circondano il Giappone viva un essere mostruoso chiamato Umibozu, letteralmente monaco del mare. Un gigante marino spesso rappresentato con forma vagamente antropomorfa, con un cranio glabro, occhi luccicanti, nero come la pece tanto da emanare oscurità. Appare solitamente di notte quando l'oceano è calmo e cosa fa? Richiede barili di merci in cambio di una navigazione tranquilla, ma indipendentemente dalla consegna o meno di queste merci, Umibozu distruggerà la nave, scatenando tempeste e terremoti, creando anche un'altra sciagura per i marinai nipponici, i Funayurei, cioè gli spiriti vendicativi di persone che sono morte in mare, desiderose di affondare imbarcazioni per aggiungere dei fantasmi alla loro schiera. Nel 1888 il quotidiano Miyako Shimbun riportò la presenza di un Umibozu nella prefettura di Wakayama, di colore marrone chiaro, una coda da gambero, una bocca da coccodrillo e occhi arancioni. Scrisse che pesava fino a 263 kg ed era lungo circa 2 metri e mezzo. Ma il resoconto più recente è del 1971, quando nel sud dell'Oceano Pacifico un peschereccio tira fuori insieme alle lenze una creatura gigantesca di colore marrone, gli occhi con un diametro di 15 cm, apparentemente senza naso e senza bocca. Presi dal panico, i pescatori non riescono nemmeno a sollevarlo completamente, quindi gran parte del corpo resta nascosta sott'acqua. Ayakashi è il termine utilizzato nel folklore giapponese, un termine difficile da tradurre, ma che potremmo provare a tradurre in un modo superficiale o elementare con un strano fenomeno del mare, per indicare sui generis yokai che appaiono sull'acqua. E a questo proposito c'è un'altra creatura affondatrice, suo malgrado, di navi, i Kuchi, il serpente marino. Scrive per esempio
Toriyama Sekien, disegnatore famoso per aver censito circa 200 yokai, quando le barche solcano i mari del Giappone incontrano una bestia così grande che impiega 2 o 3 giorni solamente per passare. Il corpo della bestia gocciola olio, ma se i marinai lavorano insieme per ripulire la barca da quell'olio, non verrà loro alcun danno. Se invece non lo fanno, affonderanno, di sicuro. Lo scrittore, traduttore, folclorista Zack Davison integra questa descrizione dicendo: Likuchi è rappresentato come un'anguilla enormemente lunga, almeno diversi chilometri. Non era intrinsecamente pericoloso, ma poteva impigliarsi in maniera accidentale nelle navi. La parte più pericolosa però era l'olio, che fuoriusciva dal corpo del mostro. Insomma, serpenti, oscuri giganti, draghi più o meno divini, ognuno, volontariamente o no, poteva essere in grado di affondare le imbarcazioni, di farle sparire negli abissi del Pacifico. Ma è davvero questa la spiegazione per il mare del diavolo e la sua pericolosità? Nel 1989 venne dato alle stampe un libro, The Dragon's Triangle, il triangolo del drago. Tutto ha inizio però qualche anno prima, nel 1974, con un altro volume del medesimo autore, intitolato The Bermuda Triangle, An Incredible Saga of Unexplained Disappearances, e in italiano pubblicato nel 1976 come Bermuda, il triangolo maledetto. È interessante prendere in esame questi volumi perché descrivono in generale gli stessi fenomeni per entrambi questi triangoli in questione. Ed è proprio nel volume sulle Bermuda che si fa riferimento al Giappone e al mare del diavolo per la prima volta, sottolineando come nei primi anni 50 scomparvero 9 navi coi rispettivi equipaggi. Ampliando il discorso poi nel volume specifico dedicato proprio al triangolo del drago, si parla di sparizioni in quelle acque che sono retrodatabili a 1000 anni e si presenta un elenco risultato da un controllo incrociato tra investigazioni marittime giapponesi e registri di navi disperse dei Lloyd's di Londra. Kurosho Maru numero 1, tonnellaggio 1525. Il tonnellaggio si riferisce al peso della nave in tonnellate o al volume in tonnellate della stazza. 19 aprile 1949, 23 persone disperse. Kuroshio Maru numero 2, tonnellaggio 1525, 22 aprile 1949, 22 persone disperse. Chofuku Maru numero 5, tonnellaggio 66, 8 giugno 1952, 29 persone disperse a est di Okurajima, e l'elenco prosegue, potrebbe andare avanti con molte altre navi. Dobbiamo però citarne ancora una, scomparsa il 24 settembre 1952, la Kaiomaru numero 5, tonnellaggio 500, 31 persone a bordo. Si trattava di una nave dell'Agenzia di Sicurezza Marittima giapponese, inviata proprio a indagare sulle precedenti sparizioni. Dell'imbarcazione si persero le tracce nella zona di Myojin-sho. Segnatevi questo nome perché ne parleremo più avanti. Negli anni 40 e 50 il triangolo del drago divora navi, aerei, sottomarini, esseri umani. Ma chi o che cosa è responsabile? E com'è possibile che persino una nave piena di scienziati inviati a indagare sulle scomparse svanisca a sua volta? Se lo chiede l'autore dei 2 libri che ho appena citato, no? Indovinate un po', proprio quel Charles Berlitz che secondo me voi vi ricordate da altri episodi di Strane Storie. Scrittore famoso, ricchissimo di famiglia per le scuole Berlitz che portano il suo nome, ma anche grazie ai suoi libri di archeologia misteriosa, fenomeni paranormali, Atlantide. Convinto sostenitore della teoria degli antichi astronauti e delle relazioni tra UFO e alcuni dei fenomeni di cui tratta, per esempio, il triangolo delle Bermude. Anche i rappresentanti dell'agenzia scientifica non erano soddisfatti, scrive Berlitz in merito alla soluzione dell'affondamento, che vedremo dopo, lamentando molte questioni lasciate irrisolte. Oltre 22 membri dell'equipaggio, 9 scienziati, sono andati persi con la Kaiomaru numero 5, tra cui geologi e oceanografi. Il fatto che così tanti osservatori addestrati scompaiono per il fenomeno che si propongono di studiare non fa che aggravare il mistero con la frustrazione. E continua: poiché di solito non c'era stato alcun messaggio o SOS,
Non c'è alcuna spiegazione su ciò che è successo a queste navi o ai loro equipaggi e nemmeno nessun relitto riconoscibile. Berlitz sottolinea poi come le scomparse siano maggiori rispetto a quelle del Triangolo delle Bermude e come riguardino navi molto più grandi e pesanti, definendo tutto questo innaturale, aperte virgolette. È come se fossero coinvolti elementi diversi dal tempo e dal mare, elementi, come sottintende Berlitz, che non possono che essere sovrannaturali. Nel gennaio 1989, a nord delle isole Ogasawara, una baleniera riesce a evitare lo scontro con un ketch, un'imbarcazione a vela con due alberi, che stava navigando in modo irregolare sulla stessa rotta. Il capitano Morio Sakagami riesce a salire a bordo insieme ad altri uomini dell'equipaggio e al timone del ketch trovano un cadavere in decomposizione, che sembrava morto da diverse settimane per via di una coltellata tra le costole. Oltre ad essere al suo posto, il timoniere aveva il coltello ancora conficcato nella ferita, mentre sul ponte dell'imbarcazione si trovavano il fodero e una scritta fatta con il sangue. Una sola parola: profondità. Non c'era nessun altro a bordo, nonostante ci si aspettasse di trovare altre 4-5 persone. E a tutt'oggi non c'è una spiegazione dell'accaduto. Navi fantasma, misteriosi, inestinguibili incendi, USO, cioè oggetti subacquei non identificati, sono gli UFO del mare, diciamo, per arrivare naturalmente a una delle teorie più famose, non solo per il Triangolo del Drago, ma anche per altri luoghi ed eventi considerati paranormali. Mika Kunin Ikobutai, o detto altrimenti, UFO, dischi volanti, insomma. Sono loro i responsabili di queste sparizioni? Il 17 aprile 1981 il capitano Usuda della nave Taki Kyoto Maru, che si trovava al largo della costa orientale giapponese, vede un disco splendente, illuminato di luce blu, uscire dalle acque e muoversi vicino e intorno al mercantile, provocando onde che scuotono l'imbarcazione. Purtroppo l'UFO si muoveva così velocemente da non poter essere visto in modo chiaro, ma dai resoconti la radio va fuori uso, gli strumenti impazziscono e nel lasso di tempo in cui il disco esce dal mare e poi vi rientra, gli orologi della nave perdono 15 minuti, come se anche il tempo avesse in qualche modo subito quell'incontro ravvicinato. 9 minuti! Ho guardato l'orologio poco prima di quel lampo, erano le 9.03, adesso sono le 9.12! È di nuovo Charles Berlitz in Il Triangolo del Drago a scrivere di teorie riguardanti la presenza di UFO o USO, USO, nei triangoli, provando a decifrarne le motivazioni. Osservazione, indifferenza, colonizzazione. Forse, scrive Berlitz, una spiegazione per le misteriose sparizioni in certe aree del mondo implica una intersezione di importanti attività da parte di culture sottomarine e di superficie. Un'apparente obiezione all'ipotesi della colonizzazione o della civiltà è il fatto che i centri sottomarini in cui l'umanità si è imbattuta, i triangoli delle Bermuda e del Drago, si trovano in zone sismiche instabili. L'attività sismica e vulcanica non sembrano rendere queste aree attraenti per l'insediamento, a meno che non siano state ricercate proprio per questi motivi. Chiuse le virgolette della citazione. Berlitz, insomma, pensa che l'azione vulcanica possa offrire una fonte economica di energia geotermica utilizzabile da una civiltà avanzata e che l'energia elettromagnetica emessa dalla roccia sotto pressione, come quella presente lungo le falde tettoniche, possa agire, pensate un po', da catapulta cosmica per lanciare le navi nei cieli e nello spazio, tipo fionda, insomma. Oppure le stesse anomalie elettromagnetiche creerebbero linee di faglia nell'universo, deformando lo spazio-tempo e aprendo portali per universi alternativi, altri mondi o dimensioni, persino tra il passato e il futuro. Bellissimo. Fantascienza, ma bellissimo. Le persone pensano che il tempo sia una rigida progressione di causa ed effetto, ma in realtà, da un punto di vista non lineare, non soggettivo, è più come una grossa palla un po' vacillante che va e viene. Questi portali, continua sempre Berlitz nella sua immaginazione, attraversabili da mezzi attrezzati per farlo, non è che ci puoi andare col tram, a volte si spalancano per un viaggio di sola andata, inghiottendo navi,
o aerei e esseri umani diretti chissà dove. Ma l'origine delle luci potrebbe anche essere terrestre. Durante un terremoto, oltre alle onde d'urto sismiche, infatti, vengono trasmesse delle radiazioni elettromagnetiche e quindi sarebbe proprio l'evento tellurico a generare le luci, anche a distanza dall'epicentro del sisma. Da qui si arriva a un'altra idea, però. E se i luoghi fortemente sismici si generassero ulteriori radiazioni che Berlitz addirittura gli dà un nome, UFO radar, oppure UFO da mortali raggi X, cioè forze invisibili capaci di causare malessere e addirittura la morte, lampi di energia abbastanza potenti da uccidere e distruggere navi e aerei. Ma c'è ancora una teoria del biologo e scrittore Evan Sanderson, famoso per i suoi studi sulla criptozoologia e successivamente anche sull'ufologia. The 12 Devil's Graveyard Around the World, cioè i 12 cimiteri del diavolo intorno al mondo, chiamati anche Vile Vortices. Si tratta di punti in cui Sanderson teorizzò la presenza di anomalie fisiche e fenomeni inspiegabili causati da disturbi elettromagnetici, a loro volta provocati da correnti calde e fredde che si incontrano e scontrano nei vortici, posizionati alle stesse latitudini a nord e a sud dell'equatore, stessa dimensione, forma e orientamento del triangolo delle Bermuda. I disturbi generati sarebbero la causa delle scomparse. Molte teorie, aggiustamenti, leggende, storie, ma siamo arrivati ormai al momento di fare chiarezza. Che cosa c'è di vero nel triangolo del drago? È difficile mettersi di fronte a un mistero, a un enigma, a un'incognita o semplicemente a un problema e trovare la soluzione giusta, perfetta, inoppugnabile. E la difficoltà sta nel fatto che siamo esseri umani, capaci di creare l'impossibile con la nostra mente e la nostra immaginazione. Ma sono queste capacità che ci hanno portato a raggiungere traguardi incredibili in moltissimi campi. Ma a volte vogliamo così tanto che la nostra convinzione sia reale da non vedere quanto fuori strada ci sta portando, ignorando l'elemento principale che è necessario per alzare quella cortina oscura che copre la conoscenza, cioè le prove. Lo so, diranno alcuni, ma che noia queste prove, ma perché non possiamo credere che ci siano draghi maestosi che vivono in palazzi sott'acqua o che esista un ecosistema primordiale di creature gigantesche? Ma possiamo farlo, ma che ce lo vieta? Purtroppo, o per fortuna, per far sì che tutto questo diventi reale e non solo nella nostra immaginazione, beh, bisogna dimostrarlo in maniera netta, chiara, lampante, ripetibile, verificabile, come in alcuni casi è stato fatto. Pensate per esempio al calamaro gigante, al celacanto, no? E tante altre cose che sembravano impossibili. Non appena si sono trovati esemplari autentici, ecco che il fenomeno è stato immediatamente riconosciuto. Il triangolo del drago, così come il triangolo delle Bermuda, vive solo di una fama che è stata costruita a tavolino. È una zona, infatti, che le autorità giapponesi hanno definito pericolosa, una zona che fin dall'inizio non ha confini precisi. Partiamo allora dal fatto che le fonti non concordano sui confini di questo triangolo, che si allarga, si restringe a seconda del racconto che si fa, no? Cosa interessante però è che qualsiasi sia la forma delimitata comprende sempre l'arco delle Itsubonin Marianne, cioè gli oltre 2800 km di isole sottomarine e vulcani che corre lungo il margine occidentale della placca tettonica delle Filippine, che di per sé già ci dice molto rispetto ai problemi che una nave o un aereo possono incontrare. Nel 1975 il ricercatore, scrittore ed ex pilota statunitense Larry Kush pubblicò The Bermuda Triangle Mystery Solved, dove ripercorre la leggenda del triangolo, sfatandone il mito. La parola risolto, solved, nel mio titolo, scrive per esempio in un articolo pubblicato da Skeptical Inquirer, ha suscitato commenti da parte di alcuni che apparentemente credono che una soluzione debba coinvolgere la cattura degli UFO, i raggi della morte o qualche altra soluzione misteriosa. La mia conclusione invece è che il triangolo delle Bermuda sia una frode, un'illusione e che la realtà sia molto più interessante delle storie fasulle. Il mistero del triangolo delle Bermuda è una delle bufale più famose mai perpetrate. Si basa su una ricerca inadeguata, su informazioni distorte, false e imprecise,
copiate, abbellite, sensazionalizzate in maniera totalmente acritica. Questo è il giudizio di Larry Kusch. Non ci sono naturalmente draghi nel mare del diavolo. Persino chi sostiene l'intervento paranormale o ufologico respinge questo tipo di leggende. Quando Kusch si interessa anche al caso del Triangolo del Drago, inizia a inviare dei messaggi agli uffici governativi marittimi giapponesi. In questo modo scopre che nessuno era al corrente di questo triangolo letale. Di cosa sta parlando? Triangolo del Drago? Mai sentito? Questo per un motivo molto semplice. È vero che il Giappone ha identificato un'area pericolosa nel Pacifico, ma non è un triangolo e non si estende per chilometri, ma riguarda solo un limite di 10 miglia da Myojin-sho, ricordate questo nome, l'abbiamo citato prima, è quello di un vulcano sottomarino a circa 400-500 km a sud di Tokyo, lo stesso presso il quale la Kaiomaru numero 5 e i suoi scienziati erano stati inviati a indagare, lo stesso che dal 1952 al 1953 ebbe episodi eruttivi. I detriti della nave poi furono ritrovati, l'imbarcazione era stata distrutta dai materiali vulcanici e non era sparita in qualche altra dimensione parallela, altrimenti non sarebbe stato recuperato nulla, no? L'elemento interessante è che fino a circa 20 anni dopo l'incidente della Kaiomaru non c'è assolutamente niente che parli del mare del diavolo o del triangolo del drago, lasciando supporre che se per una storia tanto grande e drammatica non è stato scritto nulla, forse la sua creazione è molto più recente di quello che si crede. E infatti tutto quanto parte nel 1974 dal libro di Charles Berlitz, sfatando i racconti che vogliono la zona temuta da 1000 anni o da secoli e smontando anche quello che dice Berlitz, nel cui libro, edizione 2022, vengono sistemati qui e là alcuni punti, cancellate diverse cose scomode. La ricerca di Kusch scopre che le navi militari citate dallo scrittore in realtà non erano navi militari, erano pescherecce e, come dice Brian Dunning su Skeptoid, erano andati perduti allo stesso ritmo con cui i pescherecci sono sempre andati perduti dentro e intorno al Giappone, indipendentemente dal fatto che fossero all'interno dei vortici di Sanderson o meno. La pesca d'altura è sempre stata pericolosa, talvolta i pescherecci affondano. Ah già, i vortici di Sanderson, i vili vortici, dice Dunning. Ecco, sono solo uno dei tanti sistemi di griglie teoriche sovrapposte sulla Terra dagli entusiasti della New Age nel corso degli anni. Un icosaedro, una forma composta da 20 triangoli equilateri, può essere adattato approssimativamente alla griglia di Sanders con un po' di immaginazione. Altri sistemi a griglia suggeriscono un dodecaedro, una figura a 12 lati con lati pentagonali. C'è il sistema di griglia planetaria di Becker-Huggins del 1983 e la cosiddetta griglia russa, che rappresenta la Terra come una forma cristallina. Prendi praticamente qualsiasi sito antico, la grande piramide, Machu Picchu, Tiwanaku, e stai sicuro che un New Ager ha scritto un libro tracciando linee di potere attraverso di esso e definendo la sua posizione sulla Terra come spiritualmente significativa. Questo è il commento di Dunning. Risultato? Non c'è niente di dimostrabile. Tutto quello a cui porta la storia del Triangolo del Diavolo è lo stesso punto di arrivo dell'altro triangolo più famoso, un mistero fabbricato, generato da eventi naturali più che presenti in quelle zone. Il mare del diavolo, insomma, non c'è se non nell'immaginazione di chi vuole crederci a tutti i costi. Nel suo libro Il romanzo della scienza, Carl Sagan scrive: il mistero del triangolo delle Bermuda riguarda sparizioni inspiegate di navi aerei in una vasta regione dell'oceano attorno alle isole Bermuda. La spiegazione più ragionevole per queste sparizioni, quando non si verificano veramente, molte non sono mai avvenute come è stato dimostrato, è che le navi siano affondate. Una volta, nel corso di un programma televisivo, continua Sagan, feci notare quanto suona strano che scompaiano misteriosamente navi e aerei, mentre non scompaiono mai i treni. Come i fanatici degli antichi astronauti, i fautori del mistero del triangolo delle Bermuda si servono di una cultura sciatta e di domande retoriche, però finora non hanno ancora fornito nessun dato convincente, non si sono sobbarcati, insomma, l'onere della prova.
E io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi ricordo l'ultimo libro di Piero Angela, La meraviglia del tutto, che abbiamo scritto insieme, che da qualche giorno ormai trovate in tutte le librerie. È un viaggio incredibile, formidabile, straordinario, che non so come davvero incoraggiarvi a leggere, perché vi assicuro, quando l'avrete letto vi cambierà in meglio. E poi ringrazio i naviganti, quelli che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido gratuitamente qui sugli altri miei social. E lo fanno come? Sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Unitevi a noi, ci darete una mano e contribuirete in maniera concreta alla realizzazione di tutti questi progetti. Potrete anche partecipare alle scelte strategiche, vi confronterete con me in una chat riservata su Telegram e allo stesso tempo avrete accesso a centinaia di contenuti esclusivi e anticipazioni. Nella sigla finale di questo episodio potete leggere i nomi di alcuni dei sostenitori che ci permettono di realizzare strane storie. Chi lo sa, magari presto potrebbe esserci anche il vostro nome. E ora noi ci fermiamo naturalmente, ma ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo inspiegabile episodio di Strane Storie. A presto. Immagino che anche lei riceva molti libri. Beh sì, certo, me li mandano gli editori, gli autori, magari amici, fa parte del mio lavoro. Beh, anch'io ne ricevo tanti, sa? Bene. L'ultimo che ho ricevuto, per esempio, dal momento in cui l'ho preso in mano fino a quando l'ho rimesso giù, non ho mai smesso di ridere. Ah, e di cosa parlava? Non lo so, guardi, prima o poi dovrò decidermi ad aprirlo.